La cosa bella del barbecue è che non è solo carne, non è solo pesce, ma sono anche zuppe. Avete presente quelle belle zuppe fumanti? Noi possiamo farla all'interno di una padella in ghisa con un po' di legumi, per esempio anche già precotti, un po' di salsa di pomodoro e un misto soffritto. Cosa dobbiamo fare? Possiamo già prendere la nostra padella in ghisa, mettere un bel filo d'olio all'interno della padella in ghisa. Anziché fare il soffritto, come si fa di solito, lo possiamo già mettere al suo interno. Possiamo amalgamare tutti gli ingredienti contemporaneamente, quindi anche con l'aiuto di una pinza. Possiamo già mettere all'interno, qui ho messo per esempio dei fagioli borlotti, lenticchie e fagioli rossi, così abbiamo anche un bel misto di legumi. Andiamo a mescolare con il misto soffritto che naturalmente non abbiamo fatto soffriggere, aggiungiamo una ciotolina di salsa di pomodoro e qualche foglia di salvia, proprio per dare un buon aroma. Se proprio volete, un pizzico di sale, che poi potete aggiustare anche dopo, e un po' di rub. Questo per esempio un sale pepe aglio che ricorda anche un po' i nostri sapori. A questo punto possiamo prendere il nostro Dutch oven, aggiungere l'ingrediente segreto che è del legno di ciliegio e andiamo a mettere nel camado in modalità indiretta il nostro Dutch oven affumicando con legno di ciliegio. Forza, andiamo a affumicare! Mettiamo un pezzo di legno di ciliegio all'interno delle braci per affumicare la nostra zuppa di fagioli. Il tempo che occorre per far prendere fuoco al legno è veramente poco, bastano veramente dai 30 ai 60 secondi. Incomincia già ad affumicare, quindi vado a prendere il Dutch oven con dentro i nostri legumi e facciamo affumicare e cuocere la nostra zuppa di legumi. Ora che sta affumicando il nostro camado, in forno la zuppa di legumi. Quindi possiamo chiudere il barbecue ed affumicare e cuocere la nostra zuppa di legumi. Finalmente la zuppa di legumi è pronta. Abbiamo già tostato del pane, quindi possiamo servire la nostra zuppa di legumi con del pane tostato che andremo ad adagiare all'interno di un piatto. E poi potete servire la vostra zuppa di legumi all'interno del piatto ai vostri commensali. Quindi una bella mestolata di zuppa di legumi e vedrete che vi scalderà il cuore.